Ciao ragazzi, è arrivato il momento di andare a vedere insieme quali sono i nuovi anime della stagione primaverile del 2024. Parliamo quindi di tutti quegli anime che inizieranno a partire da aprile di quest'anno. E come al solito andiamo prima a vedere quali sono gli anime che già conosciamo che torneranno con una loro seconda, terza, quarta, quinta stagione. Demon Slayer, l'allenamento dei pilastri, quarta stagione dell'anime, anche detta la quiete prima della tempesta. L'ultima saga tranquilla prima di entrare nell'arco finale di Demon Slayer. Arriverà il 12 maggio e non ad aprile come tante altre serie primaverili. Molto probabilmente saranno anche meno puntate del solito. Speriamo comunque bene. My Hero Academia 7. Anche lui, per qualche strana ragione, inizia a maggio, precisamente il 4 maggio. C'è veramente molto hype perché si tratta del continuo dell'arco finale dell'opera. Konosuba 3. Non ci speravo più, ma finalmente torna una delle commedie fantasy più divertenti di sempre. E Megumin è mia moglie. Mushoku Tensei 2 parte 2, che comincia il 7 aprile. Dopo una prima parte molto tranquilla, ma non per questo noiosa, chissà cosa ci riserverà adesso il continuo di uno dei migliori anime isekai fantasy degli ultimi anni, almeno secondo me. Di sicuro mi aspetto tanta silfie. Reincarnated as Slime 3, che inizia il 5 aprile. Anche lui un signor isekai e non vedo l'ora di rivedere il mio piccolo Rimiru Tempo. Data Live 5, in partenza il 10 aprile. Non mi piace più di tanto oramai questa serie, però c'è comunque Kurumi e quindi va visto. Yuru Camp 3, in partenza dal 4 aprile. Super dolce e tranquillo, perfetto prima di andare a dormire. Ibike Euphonium 3, che arriverà il 7 aprile. Anime musicale di Kyoto Animation, quindi dalla qualità visiva davvero pazzesca, che non esce da un po' di tempo e mi è sempre piaciuto, quindi lo guarderò volentieri. The Regular at Magic High School 3, che arriva il 5 aprile. The Misfit of Demon King Academy 2, parte 2, che arriverà a partire dal 12 aprile. Black Butler Public School Arc, che inizia il 13 aprile. Shinigami Bocchan Tokuro Maid 3, che inizierà il 7 aprile. Ma quanti diavolo di ritorni sono? Questa stagione primaverile sarà una delle più intense dell'anno, senza dubbio. Dopo un inverno abbastanza deludente, con pochi titoli davvero meritevoli, credo proprio che a partire dal mese prossimo ci rifaremo gli occhi. Ed eccoci qua, pronti per vedere tutti i nuovi anime della stagione. Iniziamo ovviamente saltando tutte queste serie che vi ho appena citato e che già conosciamo, per vedere subito qui in basso il tanto conosciuto Kaiju numero 8. Stiamo parlando di un manga che ha riscosso veramente un grandissimo successo in Giappone e anche in Italia, almeno quando ho iniziato ci hanno fatto un bordello di edizioni e di variant diverse. Onestamente non l'ho mai letto, quindi non so bene cosa aspettarmi, anche se dai trailer che ho visto sembra essere una serie davvero molto ben fatta a livello visivo. Tra l'altro ci stanno puntando tantissimo sotto ogni punto di vista, perché sappiamo che l'ending verrà realizzata dai One Republic, mentre per l'opening ci sono di mezzo anche gli Imagine Dragons, quindi dei nomi importanti. Ma quest'anime si meriterà davvero tutte queste attenzioni? Non c'è veramente niente da dire a livello di impatto visivo, perché è tutto straordinario. Magari il character design può non piacere, a me non fa impazzire, ma i dettagli nell'ambiente, le animazioni di ogni tipologia, sembra veramente fatto benissimo. Poi c'è questa tipa che è identica agli horror di Spy Family, le musiche saranno tutte clamorose senza dubbio. A me sembra un po' basic come trama, è abbastanza semplice, ma non per questo poco interessante, bisogna vedere. Pure l'opening, sentite che bomba, cioè sembra veramente, veramente una roba ben fatta, quantomeno ben fatta tecnicamente. Poi narrativamente non mi aspetto chissà che sulla storia. Giusto per darvi una premessa più che una trama, questa storia ci presenta un Giappone colpito dal fenomeno Kaiju. Insomma, quelle grandi creature come Godzilla è il browser, vabbè. Per questo motivo è stato istituito un corpo di difesa speciale con l'obiettivo di combattere la minaccia dei Kaiju. E quindi diciamo che è un anime principalmente d'azione. Ma come avete visto dal trailer, c'è il protagonista che a quanto pare riesce a trasformarsi in una specie di Kaiju. Quindi niente di troppo particolare, però vediamo poi come si sviluppa la storia e soprattutto quanto la qualità visiva riuscirà a sbalordirci. Proseguiamo adesso con un remake di un anime di tanti anni fa che ho anche visto. Si chiama Spies and Wolf, questo è il titolo in giapponese, e ragazzi, secondo me questo sarà molto interessante. Uno slice of life a tema economia. La cosa migliore della serie è proprio questo personaggio che appare subito, perché è un furry e non so se come me amate questi personaggi con le fattezze animalesche, però non aspettatevi una serie dinamica, perché non lo è per niente, anzi è una serie che forse vi insegna degli accenni e delle basi di economia, davvero, non sto scherzando. Lei è veramente clamorosa
clamorosa sotto ogni punto di vista. È molto strano che ci fanno un remake per una serie di circa una ventina d'anni fa, che aveva due stagioni. Non era realizzata così male, però non era per niente popolare, almeno qui in Italia. Molto molto chill, anche la musica lo fa capire. Non è tipo Frieren, però c'è il concetto dell'avventura tranquilla. La serie, ambientata in un medioevo immaginario, narra i viaggi del mercante Kraft, che accetta di riportare una divinità lupo al proprio luogo natale. Ma lungo il loro cammino i due affronteranno varie vicende di carattere economico, commerciale e religioso. Nel frattempo però andrà a crearsi un bel legame fra questi due personaggi. Sono sicuro che questa serie non verrà vista da molte persone come non è stata vista quando uscì all'epoca, perché è un genere un po' particolare e può risultare anche noiosa e pesante, però sono sicuro che invece a qualcun altro piacerà parecchio. E invece, che cosa abbiamo qui? Questo titolo non ho la più pallida idea di cosa sia. Sasayaku Yunikoi wo Utau. È per caso uno Yuri? Vediamo questo mini trailer. Cantante, quindi un po' musicale. Design molto carino dei personaggi, per il resto non mi dice niente in realtà. Se c'è un po' di amore fra le due ragazze, potrebbe essere interessante. Il titolo in inglese forse l'avevo sentito, Whisper Me a Love Song. Ok, sì, confermo che è uno Yuri. Il giorno della cerimonia d'ammissione al liceo, la matricola Emari definisce amore a prima vista la profonda ammirazione che sente nei confronti della cantante di una band. Quando più tardi si incontrano, la ragazza confessa ciò che prova la senpai, quindi subito, attenzione, che per tutta risposta si innamora di lei. Nel suo caso però si tratta di un vero e proprio sentimento romantico, quindi forse una è innamorata da subito, l'altra no. Oh, cioè, almeno è uno Yuri diretto, subito. Potrebbe essere carino, se vi piace il genere. Quindi principalmente romantico, anche se devo dire che da quel che ho visto nel trailer non mi sembra niente di diverso dal solito. Cioè, ok, uno Yuri, c'è amore fra ragazze, credo mai troppo esplicito, chiaramente. Magari sarà anche abbastanza profondo, però i personaggi, all'apparenza, così a vista d'occhio, mi sembrano un pochettino troppo classici, troppo semplici, però vedremo, magari poi ci sorprendono. Più in basso invece abbiamo quest'anime qui, ragazzi, sembra veramente fighissimo. Io penso sia una sorta di parodia dei Power Rangers, un po' come lo fu Love After World Domination, però quello lì secondo me si è perso parecchio a lungo andare, e questo qui credo abbia anche sfumature di roba anche drammatica, non lo so, però dalle scene che avevo visto un po' di mesi fa sembrava comunque una roba strana e intrigante, ma vediamo meglio nel trailer. Innanzitutto, ecco i Power Rangers. Poi qua abbiamo una moglie fatta e finita, assolutamente. Lotta fra Power Rangers e i cattivoni. CGI utilizzata abbastanza bene, se posso dire. Vedete, mi sembra proprio una parodia, però un po' scioninazzo anche, cioè sto tipo che sarebbe il cattivo che si allea con i buoni. Musica fighissima. Bello. E poi a livello visivo, a parte che sembra essere anche violento, ha dei bei colori, delle belle animazioni, sembra proprio figo. Bellissime ragazze, cazzo. Sembra proprio proprio figo. Questa scena finale proprio da Battle Shonen. Titolo inglese Ranger Reject. 13 anni fa un malvagio esercito di cattivi è apparso insieme ad una fortezza volante per invadere la Terra. I suoi soldati sono immortali e per proteggere il pianeta da questi invasori abbiamo i Dragon Keepers, i Power Rangers, e devono praticamente farli fuori e cacciarli. Però come vedete dal trailer, anche se questa trama è molto molto semplice, sembra più di questo. Sembra essere sì divertente, ma sembra anche epico, sembra anche emozionante, sembra anche un pochettino dark e violento. Quindi io so solo che l'autore di quest'opera, del manga, è lo stesso di The Quintessential Quintuplets. E infatti le ragazze sembrano molto belle proprio come loro, le gemelline. Però poi, io ci confido in quest'opera perché sembra veramente simpatica. Potrebbe avere dei colpi scena completamente a caso che ci stupiranno. Probabilmente è quella che mi incuriosisce di più tra tutte le opere, perché è quella un po' più misteriosa per me, visto che non mi sono informato per niente. Kaiju numero 8 credo di averla identificata un po' meglio. Diciamo che se con quella vai sul sicuro nel cercare una storia d'azione figa, magari abbastanza semplice, credo che questo qui sia o una gran cazzatona o magari una gran sorpresa. Abbiamo poi Ananoi-kun, brutto sto nome, non mi piace, non suona bene. Vediamo, dovrebbe essere un anime drammatico romantico. Ok, si sono incontrati così, che la tipa, che tra l'altro sembra molto piccolina, ha coperto un ragazzo che sarà più grande di lei. No, ok, soltanto lei che è piccola. Skides, subito. Vabbè, lei è pucciosa, kawaii, invece lui è più adulto, più maturo. Disegni non mi fanno impazzire.
Però potrebbe essere carino. Mi ricorda un po' Rimia, eh. Vabbè, appena letto la trama, è molto molto semplice, più o meno è quello che vediamo all'inizio del trailer, che si incontrano qua sotto la neve. E poi dovrebbe essere una storia d'amore abbastanza semplice da quanto ho capito, eh. Quindi come serie romantica, un po' divertente, un po' drammatica, potrebbe essere carina. Non mi fa impazzire il character design, però io sono un fan delle commedie romantiche, quindi in realtà penso che un'occhiata gliela do. Non mi convince tantissimo perché mi sembra simile a tante altre, però è un genere che io mi guardo sempre. Purtroppo sapete bene che quando facciamo questi video non è che possiamo davvero valutare l'anime, stiamo soltanto cercando di capire quali sono quelli che vogliamo iniziare. Ce ne accorgeremo durante i mesi a venire se sono davvero serie meritevoli oppure no. Qua sotto però abbiamo Windbreaker. Non so niente di questa serie, non ho visto nessun trailer, ma so che è molto attesa da alcune persone. Vediamo il trailer e poi leggiamo la trama. Ok, vedo già una fotografia molto bella, un po' sporca, mi piace. Però si tizi che urlano. No, non mi dire che Tokyo Revengers, mi sembra Tokyo Revengers. Bello lui però, mi piace il design. A me sembra Tokyo Revengers questo. Però con un protagonista un po' più figo e più sexy di Takemichi. E animazioni niente male, eh. Oh, Takemichi, eccolo là. È il reboot fatto meglio, non lo so. Non ho capito se ci sono i superpoteri, ma sembra di no. Beh, una guerra tra band mafiose. Bella lei, mia moglie. Non vi posso negare che mi attira, però d'altra parte potrebbe essere una stronzata. Sicuramente a livello visivo ha tanto da dire, mi piace parecchio da vedere sotto ogni punto di vista. Però sto fatto che mi ricorda Tokyo Revengers non la vedo una cosa positiva. Come genere azione commedia drammatica, quindi più o meno l'abbiamo capito. La Furin è una scuola nota per avere gli studenti con i peggiori rendimenti scolastici e i combattenti più forti in circolazione. Volendo diventare il più forte di tutti e venire considerato alla stregua di un eroe, Sakura Haruka si unisce a un gruppo nato per proteggere la città. Bella trama ricca di informazioni. Vabbè, teppisti, delinquenti, combattimenti per strada. Questa è la base. Dipende tutto da come va avanti, perché visivamente è figo. Mi sembra molto più figo di Tokyo Revenger da quel punto di vista. Non mi sembra ci siano viaggi nel tempo, cose assurde, sovrannaturali. Sembra tutto abbastanza reale, tangibile. Mi ricorda anche un po' Bucciri a sto punto, posso dire. Però Bucciri c'ha i superpoteri, qua no. Ed è anche molto più parodico forse. Questo qua invece è più serioso. E non lo so, cioè, sembra simpatico, studio Cloverworks, cioè io vorrei capire la trama, cioè, non so, ci sta sto tipo che vuole diventare sempre più forte e fa fuori le gang, tutto qua, ma se qualcuno ha letto il manga fatemi sapere, però io so che il manga ha riscosso un po' di successo, quindi teoricamente dovrebbe avere qualcosa di diverso dal solito. Quest'altro che cos'è? Copertina brutta brutta, ovviamente è un fantasy, perché i fantasy non mancano mai, e madò, ah, ma è Mushoku Tensei? Un po' più brutto lui da bimbo, però Mushoku Tensei. Nella solita città di un isekai. Ma lui è una donna, chi è? Ma vuoi soltanto... Non lo so, bruttino comunque come design. Però mi ricorda un botto Mushoku Tensei, un po' più stupidino. Quanto è brutto il design? Ehi, scene di nudo, ma qua vedevo censura tutto, eppure ecci. Lo sapete che a me hanno rotto il cazzo i fantasy, quelli tutti uguali. Però... Ma è un maschio, ma androgino, ma che è? Non lo so, mi sembra un misto di tante cose, fantasy. Il titolo in inglese è I was reincarnated as the seven prince, so I will perfect my magic as I please. Tradotto in italiano, mi sono reincarnato come il settimo principe, quindi perfezionerò la magia come preferisco. Ecco, quindi questo è uno di quegli anime che ha nel titolo già tutta la trama, in breve. Quindi proprio un fantasy fatto e finito. Sembra, sì, un po' divertente, un po' leggero, un po'... ecci, non mi piace il design del protagonista praticamente per niente. Non leggerò la trama perché è inutile. Non mi ispira purtroppo. Mi sembrano tutti troppo simili sti fantasy. Ma attenzione, perché qui abbiamo un altro titolo che insieme a Kaiju 8 è già abbastanza popolare per il suo manga. Sembra abbastanza classico. Ricorda un po' forse Spy Family sotto alcuni punti di vista, ma forse un po' meno family friendly. E che è appunto Mission Yozakura Family. Anche questo non è un manga che conosco, però so che è molto popolare. Praticamente abbiamo questo tipo che si unisce a questa famiglia di assassini, spie assassini. C'è mia moglie lì, che è quella con i capelli viola. Sembra avere belle animazioni, sembra essere curato. E me lo aspetto molto divertente, molto fresco. Niente di complesso, molto leggero.
tizi nudi, ci siamo. Taiyo Asano è uno studente di scuola superiore estremamente timido. L'unica persona con cui riesce a parlare normalmente è la sua amica d'infanzia. Amiche d'infanzia sempre presenti. Tuttavia la ragazza è anche figlia del casato Yozakura, una celebre famiglia di infallibili spie, ed è costantemente perseguitata da suo fratello maggiore, che è anche iperprotettivo nei suoi confronti. E quali missioni dovrà intraprendere il protagonista per salvare la sua amica d'infanzia? Quindi, premessa molto 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 semplice, un po' stupidina, ma altrettanto divertente. Penso sia popolare perché è una serie semplice ma divertente, scritta bene. È quello che spero. E dai trailer sembra molto molto carina. Chi abbiamo qui a Named Memory? Grimori, libri, magia, fantasy? Ovviamente, figurati se non era un fantasy. Proprio fantasy, fantasy basico. Un fantasy standard. Ha detto sposami? Vabbè, quindi tipo romantico in realtà, un fantasy romantico. C'è poi un po' d'azione. Oscar, principe ereditario di Farsas, da bambino è stato colpito da una maledizione che lo ha condannato a non avere figli. Giunto all'età di 20 anni decide di visitare Tinasha, la strega più forte del continente, per spezzare la maledizione. Da questa missione il giovane torna portando con sé la stessa Tinasha. Ah, ma quindi è tipo Konosuba che si prende acqua, Kazuma, quando va nel mondo fantasy. Un po' simile il concetto, che si prende proprio la tipa perché gli piace. Da questo momento e fino alla scadenza del contratto della durata di un anno che ha stipulato con lei, Oscar rimane coinvolto nel passato della donna, in un destino ancora più grande, quindi poi ci sta tutta una storia più ampia con lei protagonista, cioè il suo passato che deve esplorare, lui è l'eroe, ok. Design non mi piace, le animazioni neanche tanto, però c'ha qualche piccolo momento dove sono più belle le animazioni. Io, sapete che i fantasy mi hanno veramente scocciato, quindi devono essere veramente particolari per prendermi. La premessa è semplice, non è bruttissima, ma niente di che. Vediamo, cioè ci do un'occasione, mi guardo i classici tre episodi, se mi prende lo continuo, se no no. E poi giustamente che abbiamo sotto un altro cazzo di fantasy, ma basta, basta. Però c'è un furry, il re dei demoni proprio, ma vabbè dai, sì, commedia solita, basta, basta, non ce la faccio. Qui abbiamo Bartender, Kamino Glass. Bartender in realtà è un anime che è uscito nel 2006, quindi è una sorta di remake, una versione nuova. Ma di cosa parla? Allora, in realtà credo che questa serie qui sia una sorta di Death Parade, non so se avete presente, una di quelle serie che parlano di vita, di problemi delle persone, quindi che entrano un po' nell'animo umano, nel profondo dell'animo, per parlare dei problemi che ci affliggono. E credo che qui ci saranno varie storie con protagoniste varie persone che ci verranno raccontate con questo tipo che fa tipo da barista. Questo qua è il tipo che fa da barman. Qualità molto molto normale. Fa tipo i drink buoni, non lo so. Sembra ci sia anche una trama che va oltre sta roba del bar. Un po' attira, è un po' intriga perché comunque è diverso dal solito, questo sicuramente. Come serie psicologica può essere molto molto intrigante perché è anche matura e si vede. Poi che abbiamo qui? Un fantasy, e perché no? Ci mancava solo un fantasy. Sembra proprio sempre la stessa cazzo di cosa che vedo ogni volta. Sempre, a parte che c'è una balena però, una cosa nuova. Sì, ma non rompete il cazzo. Drammatico, che cos'è questo? Ah, questo è tipo roba con le idol. Ragazze che vogliono fare l'idol. Ah, un po' Bocci the Rock vibes. Ah, un po' Bocci the Rock vibes questo, eh. Non sembra bello, manco per sbaglio, quanto Bocci the Rock. Però lo ricorda tanto, cazzo, con il gruppo di ragazze qua. Non male. Sembra fatto bene. Sì, sì, sembra fatto proprio bene. Da vedere questo. Jellyfish Can't Swim in the Night. Una ragazza che cerca di trovare se stessa, incapace di diventare ciò che vuole, si aggira per Shibuya nel cuore della notte. Proprio Shibuya, interessante. Finché un incontro speciale non cambierà tutto. Mi sa proprio di Bocci the Rock. Da vedere, drammatico. Studio Doga Kobo, che non è male, ha fatto Oshinoko mi sembra. E qui che abbiamo? Un fantasy, chiaramente. Beh, un fantasy con un'elfa schiavetta che va salvata, una bella denuncia sociale. Questo che cos'è? Ah, un fantasy. Ed è Mushoku Tensei anche questo. Si stanno copiando a vicenda, eh. Un altro Mushoku Tensei questo. Però con l'arco. No, ma è un bambino anche lui. Ah, pure qua stanno gli schiavetti. Mo c'è la moda degli schiavetti qua. Ah, però c'è pure Roxy. Basta con queste copie. Basta, ma baffanculo. Questo che cos'è invece? Ah, un fantasy, ok. Perché no? Sembra diverso. Un fantasy con dei nonnini che prendono un frutto del diavolo alla One Piece. Ah, sono ringiovaniti.
Frutto magico che ringiovanisce. Figo. Beh, questo è diverso. Ci sta. Questo è tipo una commedia. Ci sta, ci sta. Anche se la qualità lascia molto a desiderare. Le inventano di tutti i tipi, eh. Comunque, vabbè, se volete una storia romantica tra due signori anziani che sono ringiovaniti, quindi hanno una mentalità più adulta, si spera, guardatevi questo Jisan Basan Wakagairu. Attenzione, ragazzi, perché qui abbiamo un titolo che ho sentito dire che dovrebbe essere molto interessante, cioè The Fable, della Tezuka Production. Non so assolutamente niente. Ma che cazzo è? Stanno mangiando un pesce attorno al fuoco? Ma che sono, tipo criminali? Ultimamente vanno un po' di moda anche le robe con i delinquenti. Sembra carino, eh? Sembra carino. Ma devo capire di che parla, però. Un fantomatico killer, il genio dell'omicidio, risiede ad Osaka, nascosto nell'anonimato di una vita apparentemente normale. Sin dall'infanzia gli è stato insegnato di obbedire ciecamente agli ordini del suo boss, e ora gli è stato ordinato di vivere a Osaka per un anno come una persona normale. Dovrà proteggere il boss stesso, che è costretto a tenere un basso profilo durante questo periodo. Ok, mi ricorda un po' lo Yakuza casalingo, però non troppo. Troppo comico. Non sembra niente male. Questo che cos'è? Un fantasy, vedo, eh. Con l'elfetta, come sempre. Sempre belli come tutti. Basta! Questo che cos'è invece? Fantasy, eh. Sì, è un fantasy. È proprio un fantasy. È proprio un cazzo di fantasy. Con un protagonista di merda. Una tizia che cade dal cielo. Lui che è timido. No, 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 no. Questo invece non sembra fantasy, soltanto soprannaturale coi vampiri. Non attira comunque manco per sbaglio. Mi sembra un anime uscito dal 2005 sta roba, Madonna. Questo che cos'è? Un fantasy incredibile. Un fantasy. Oh, basta. Re Monster, di questo ho letto il manga. Questo non è male il manga, perché è un'opera comunque di diversi anni fa, che aveva una light novel, ci hanno fatto il manga. Una persona che si reincarna in un goblin, che è una razza molto sottovalutata, cioè fanno schifo i goblin. È interessante, è una storia comunque molto dettagliata, ci racconta in modo graduale la crescita del protagonista. Questo è Re Monster, vabbè, questo qua si può vedere secondo me. Veramente tantissimi. Alcuni, ripeto, sono comunque molto interessanti, però poi troppa roba in generale, veramente troppa. Ah, abbiamo però anche la serie di Sandland, che a questo punto più che mai, dopo la morte di Akira Toriyama, ha ancora più senso recuperare, perché sappiamo che è tratta appunto da un manga di Toriyama. Teoricamente questa serie è una sorta di film esteso, perché è uscito l'anno scorso il film, e questo sarebbe il film che però forse viene allungato con altri episodi. È realizzato completamente in CGI, ma una CGI molto molto interessante. Se cercate qualcosa che ricordi Dragon Ball, o comunque che ricordi Akira Toriyama, secondo me è perfetta. Finalmente, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video sugli stagionali. Come avete visto, è una stagione veramente ricchissima di nuovi titoli e soprattutto ricca di sequel di anime che già conosciamo. Avremo tantissima roba da vedere rispetto alla stagione invernale, dove veramente c'era pochissima roba. Fatemi sapere voi cosa inizierete a guardare. Lasciate un bel mi piace, se vi è piaciuto, siamo ai social e ci vediamo alla prossima.